Ciao, benvenuti in questa video lezione. Oggi parliamo di un effetto davvero bello della chitarra, e cioè gli armonici naturali e gli armonici artificiali. Come sempre, prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al mio canale YouTube e di registrarti sul mio blog Fingerstyle Your Life. Tutti i link li trovi in descrizione. Allora, cosa sono gli armonici naturali? Non sono altro che delle note che si formano sfiorando la corda, anzi tutte le corde, in determinati punti. Gli armonici naturali sono molto semplici da suonare, perché basta sfiorare la corda al dodicesimo tasto senza premere, soltanto sfiorandola, ok, che si crea la nota. Però ovviamente con gli armonici naturali la scelta delle note è molto limitata, perché possiamo soltanto suonare le corde a vuoto un'ottava più alta, la quinta, quindi il quinto suono di ogni corda a vuoto, e invece due ottave superiori rispetto alla corda a vuoto. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che al dodicesimo tasto avremo per esempio Mi, la sesta corda, Mi all'ottava superiore, al settimo tasto abbiamo invece il quinto suono del Mi, che sarà un Si, perché Mi, Fa, Sol, La, Si. Infatti questo è un Si, che noi utilizziamo per esempio per accordare anche la chitarra, che infatti a me è scordata. Invece al quinto tasto abbiamo di nuovo un Mi, però due ottave superiori, cioè questo Mi rispetto a questo è due ottave più acuto. Quindi abbiamo Mi, Mi la prima ottava, Mi la seconda ottava, e in mezzo abbiamo il quinto grado, cioè il Si. La stessa cosa si crea su tutte le altre corde: La, La la prima ottava, La la seconda ottava e Mi, che sarebbe il quinto grado di La. Quindi questo si crea su tutte le corde. Mentre con gli armonici artificiali la scelta delle note ovviamente è molto più vasta, perché qualsiasi nota noi suoniamo con la mano sinistra può diventare un ipotetico armonico utilizzando la mano destra. In che modo? Trasportando praticamente il dodicesimo tasto. Cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, se noi premiamo il Do diesis sulla seconda corda, secondo tasto, ok, dobbiamo aggiungere due tasti al dodicesimo. Che significa? Significa che la seconda corda, l'armonico non si trova più al dodicesimo tasto, ma al quattordicesimo. E infatti, se qui noi sfioriamo col dito indice e suoniamo con l'anulare, otteniamo nuovamente l'armonico sulla seconda corda. Adesso vediamo pochi semplici esercizi per imparare a suonare gli armonici naturali, gli armonici naturali soltanto con la mano destra e gli armonici artificiali. Allora, come ti dicevo, partiamo dagli armonici naturali. Dobbiamo sfiorare al dodicesimo tasto la prima corda e pizzichiamo con la mano destra, ovviamente, sempre la prima corda. Non dobbiamo premere troppo, altrimenti succede questo. Cioè non si crea niente. Dobbiamo sfiorarla. Non dobbiamo sfiorarla però al centro del tasto, ma più invece verso la barretta di ferro. In questo modo. La seconda corda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta. Un esercizio molto semplice: possiamo pizzicare quattro volte la stessa corda e poi passare alla successiva. Ti raccomando di esercitarti sempre lentamente, in questo modo. Lo stesso esercizio lo facciamo al settimo tasto.
e poi al quinto. Io sto utilizzando il dito mignolo per sfiorare le corde, ma possiamo utilizzare indistintamente anche l'indice. Ok? Ti sconsiglio di utilizzare il medio o l'anulare, ma sempre delle dita esterne. Ok, passiamo adesso agli armonici artificiali. Allora, come ti dicevo prima, innanzitutto dobbiamo imparare a suonare gli armonici naturali con la mano destra, perché questo sarà essenziale poi per suonare quelli artificiali. Quindi, col dito indice sfioriamo la corda, mentre con l'anulare la pizzichiamo. In questo modo, per esempio la prima corda, sfioriamo e pizzichiamo con l'anulare. Sulla seconda, sulla terza, quarta, quinta e sesta. La stessa cosa possiamo fare utilizzando, invece che l'anulare, il pollice. Come prima facciamo gli stessi esercizi, e cioè pizzichiamo 4 volte ogni corda, partendo dalla prima arrivando alla sesta, sul dodicesimo, il settimo ed il quinto tasto. In questo modo. Benissimo, adesso dopo gli esercizi siamo pronti a suonare veri e propri armonici artificiali sugli accordi. Mettiamo per esempio l'accordo di La minore, che tutti conoscete, ok? Seconda corda primo tasto, terza corda secondo tasto e quarta corda secondo tasto. Allora, come vi dicevo prima, dobbiamo praticamente trasportare il dodicesimo tasto. Cosa vuol dire? Se stiamo premendo il Do al primo tasto della seconda, vuol dire che l'armonico non si creerà più sul dodicesimo ma sul tredicesimo, perché dobbiamo aggiungere un tasto a quello che era prima il tasto dell'armonico, cioè il dodicesimo. Quindi vuol dire che qui abbiamo il Si sul dodicesimo e sul tredicesimo il Do. Il La non si troverà più al 12 della terza ma al 14esimo, perché dobbiamo aggiungere due tasti, infatti vedi 1 e 2,
a quello che era l'armonico naturale, quindi non più 12 ma 14. Idem per il Mi, mentre il La chiaramente rimane ancora il dodicesimo tasto. Quindi per avere un La minore suonato interamente con gli armonici artificiali suoneremo 12, 14, 14, 13, 12. Facciamo l'esempio su un altro accordo, Mi maggiore. Ok, prendiamo questo come esempio perché è praticamente uguale a La minore, soltanto tutta una corda superiore. Allora, il secondo diventa il 14, 14, 13 e poi 12, 12, il Si e il Mi. Quindi abbiamo 12 per il Mi a vuoto, abbiamo 14, 14, 13, 12, 12. Come avrai notato, le corde basse a volte le pizzico col pollice. Questa è soltanto una scelta sonora perché l'anulare fa sentire più questo rumore un pochettino fastidioso, mentre il pollice evita quel fastidio. Quindi un esercizio che possiamo fare per gli armonici artificiali è un piccolo arpeggio sul La minore e sul Mi maggiore, in questo modo. Anche per gli armonici artificiali vale la regola che precedentemente ti ho illustrato del dodicesimo, settimo e quinto tasto. Anche questi dovranno essere praticamente trasportati. Cioè, se prima era il settimo, adesso dobbiamo fare più due e sarà il nono e l'ottavo. Infatti sarà 7, 9, 9, 8 e poi di nuovo 7 e 7. Ovviamente possiamo farlo anche con l'anulare. E questo sarà praticamente un accordo, una quinta superiore. Quindi sarà un Si maggiore. Infatti suonerà praticamente come questo. Se invece vogliamo un Mi maggiore due ottave più acuto, dobbiamo farlo al quinto tasto. Dobbiamo andare avanti di due tasti per queste note, quindi dal quinto diventerà settimo settimo e un solo tasto avanti per questo, quindi dal quinto diventerà sesto. Quindi quinto, settimo, settimo, sesto, quinto, quinto. Quindi, ultimo esercizio e chiaramente il più difficile che possiamo fare per gli armonici artificiali è quello di suonare lo stesso accordo, un'ottava superiore, una quinta superiore e due ottave superiori. In questo modo. Allora, siamo arrivati al termine di questa video lezione. Volevo farti due considerazioni importanti. La prima è che gli armonici non sono semplicissimi da suonare, quindi datti il tempo necessario per imparare. La seconda è che gran parte della riuscita degli armonici può anche dipendere dal tuo strumento, nel senso che non tutti gli strumenti sono settati correttamente ed è per questo che nel caso non dovessero uscire ti invito a rivolgerti ad un esperto, ad un liutaio in particolar modo, perché ti senti la chitarra correttamente. Gli armonici che dovrebbero risultarti più facili da suonare sono quelli al dodicesimo tasto, mentre crescono di difficoltà mano a mano che ci allontaniamo da questo punto, quindi al settimo un pochino più difficili e al quinto invece a volte potresti trovarli impossibili da suonare.
Cerca di darti i tempi giusti per studiare, parti dagli esercizi più semplici. Quando avrai preso totalmente confidenza con questa tecnica, allora puoi passare ai successivi. Ad ogni modo, per qualsiasi problema o chiarimento, non esitare a contattarmi. Noi ci vediamo alla prossima video lezione. Ciao!